La questione ambiente nella nostra città chiaramente dovrebbe essere molto sentita, dovrebbe esserci un occhio di riguardo visto quello che è successo negli ultimi anni. Quindi un'iniziativa del genere che tocchi la nostra regione penso sia importante più che in altri posti. Poi vabbè, a me piaceva anche il fatto che passavate da Pollica, che insomma è un luogo che purtroppo è diventato simbolico, diciamo, di certi problemi. Io personalmente, nonostante tutto, voglio ben sperare, perché credo che forse proprio per le mazzate che abbiamo ricevuto negli ultimi anni, sotto il profilo dell'impatto ecologico, eccetera, vi parlo sempre della nostra regione, credo che si sia creata una sensibilità maggiore nelle persone, nel senso che mi sembra di capire che ci sia proprio per questi motivi un attimo più di attenzione da parte delle persone ora e che siano un po' tutti pronti oramai a prendere, come si dice, il toro per le corna. Chiaramente, cioè, ora c'è il bisogno proprio che le istituzioni diano una mano a questa città. Molti quartieri e piccoli paesi dell'entroterra napoletano hanno re reagito stanno facendo una differenziata percentuali altissime, percentuali proprio svedesi. Questa dimostrazione, secondo me, perché in quei posti i sindaci dei piccoli comuni sono riusciti a organizzare questa cosa e la risposta è stata molto veloce, partendo poi da zero, perché noi non abbiamo nessuna storia di questo genere, non c'è tradizione, non c'è educazione. Quindi, secondo me, la risposta è stata ottima. Ora manca la città, chiaramente poi è il punto più importante, e una certa periferia che chiaramente ha problemi che secondo me sono talmente enormi che poi insomma quello dell'immondizia passa quasi in secondo piano. Mi riferisco alla periferia nord, dove insomma ci sono altri problemi ancora più gravi da risolvere. Quindi là, diciamo, entrare con la differenza da là sarà sicuramente più difficile. Però io credo che le persone mi sembrano pronte, ora c'è bisogno proprio di un aiuto, di qualcuno che organizzi questa cosa. Proprio nei giorni scorsi, iniziative spontanee che mi hanno colpito molto. C'è un gruppo di cittadini abbastanza eterogeneo che si chiama Clean Up, che sono studenti universitari mischiati anche a persone dei quartieri che stanno organizzando delle cose che sono, vabbè, dimostrative, ma non tanto, nel senso che stanno organizzando ogni 2 o 3 settimane si vedono, vabbè, si organizzano tramite Facebook, poi si vedono in una piazza di Napoli simbolica e la ripuliscono, portandosi loro scope, palette, eccetera. L'hanno fatto, per esempio, nello scorso fine settimana in Piazza Bellini, dove c'era anche una parte giardino completamente abbandonata. Allora hanno ripiantato una serie di piante che si sono portate da casa. Quindi sono iniziative spontanee, dimostrative, ma che secondo me rendono l'idea, perché poi io ho visto che appunto non erano solo studenti universitari da quali mi aspetto una cosa del genere, ma c'erano anche persone del quartiere pronte comunque a rendersi utili, cioè oramai secondo me sensibilizzate sull'argomento, credo. La vostra iniziativa, se può ancora di più aprire gli occhi a qualcuno, a me non fa che piacere, insomma, credo che sia, insomma, i tempi siano maturi. Riguardo alla nuova gestione cittadina, aspettiamo fiduciosi, abbiamo appoggiato il nuovo sindaco e ci aspettiamo un cambio di strategia.